Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e nel video di oggi vi vorrei proporre delle acconciature che ho pensato per l'autunno. Negli ultimi anni l'autunno è diventato sicuramente la mia stagione preferita e per questo motivo quest'anno ho deciso di proporvi dei video proprio a tema autunno. In questo video in particolare vi vorrei proporre quattro acconciature che ho pensato appunto per questo periodo, perché ognuna per un motivo o per un altro mi ricorda in modo particolare appunto l'autunno. Io spero tanto che queste acconciature vi possano piacere e come sempre vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che carico un nuovo video. Io spero tanto che questo video vi possa dare qualche ispirazione in più per acconciare i vostri capelli in modo diverso e in modo nuovo per questa stagione. E vi lascio il video. Come prima acconciatura sto proprio sul semplice e comincio con questa base di onde morbide e vi lascio nelle schede e in info box il link del video in cui vi mostro in modo super dettagliato come realizzarle. Poi prendo questo cappello, che è un cappello tipicamente autunnale, e l'unica cosa che faccio è sistemare leggermente le ciocche frontali per creare una sorta di ciuffo e soprattutto per fare in modo che i capelli non si nascondano tutti sotto il cappello. Come vi dicevo nello scorso video, questa tipologia di piega mi ricorda proprio l'autunno e secondo me è perfetta ad abbinare a un tipico cappello autunnale, così in pochissimi passaggi, quindi boccoli più cappello, si crea un look che richiama immediatamente l'autunno. Per la seconda acconciatura comincio prendendo una sezione superiore di capelli, qualche centimetro più indietro rispetto alla fronte, e divido poi questa sezione in due ciocche uguali, una a destra e una a sinistra. Prendo quindi la sezione di sinistra, la piego a forma di L e la porto poi sopra alla sezione di destra, in modo tale da lasciare un buco tra le due ciocche. Dopodiché faccio passare la ciocca di sinistra sotto alla ciocca di destra e la faccio passare attraverso il buco. Sostanzialmente quello che ho fatto è stato creare un nodo. Stringo quindi leggermente il nodo e poi come ultimo passaggio prendo la ciocca di sinistra che si trova ora nella parte destra della testa e la riporto a sinistra. In questo modo vado a scambiare di posizione le due ciocche. Come sempre la spiegazione a parole sembra sempre più complicata di quello che in realtà è, ma vi assicuro che il passaggio da fare è veramente molto semplice. In questo modo si viene quindi a creare questa forma del nodo. Vado quindi a legare insieme le due ciocche usando un elastico fine e posizionando l'elastico sotto al nodo. Una volta messo l'elastico, vado ad allargare i due lati del nodo in modo tale da renderlo più voluminoso e quindi anche più visibile. Vi consiglio di tirare le due parti del nodo piano piano e facendo molta attenzione in modo tale da non rischiare di rovinare l'acconciatura. Dopodiché potete comunque allargare il nodo quanto volete. A questo punto vado a prendere altre due ciocche, una ciocca a destra e una a sinistra, per fare il secondo nodo. Come sempre lascio libere delle ciocche frontali per incorniciare il viso. Una volta selezionate le due ciocche, le porto nel retro e faccio gli stessi passaggi di prima. Quindi piego la ciocca di sinistra a forma di L, e qui forse si riesce anche a vedere un pochino meglio il passaggio, e la porto sopra alla ciocca di destra. Passo poi la ciocca di sinistra sotto a quella di destra e la faccio passare dentro e attraverso il buco. Stringo quindi il nodo e porto poi la ciocca che si trova ora a destra a sinistra, scambiandola di posizione con l'altra ciocca. Lego quindi insieme le due ciocche con un elastico e allargo i lati del nodo per renderlo più voluminoso. Se qualche parte dell'acconciatura vi rimane un pochino molle, potete usare semplicemente delle forcine per sistemarle. E l'acconciatura è finita. Una delle caratteristiche che mi ricordano l'autunno nelle acconciature è la morbidezza, quindi ho scelto il nodo come forma principale dell'acconciatura perché secondo me è una forma particolare ma delicata al tempo stesso, quindi diciamo che non è troppo strutturata. E in più anche le ciocche frontali che ho lasciato libere davanti aiutano a rendere tutta l'acconciatura ancora più morbida. Anche per la terza acconciatura rilascio delle ciocche frontali, abbondando un po', sempre per raggiungere l'effetto di acconciatura morbida che vi dicevo poco fa. Raccolgo poi tutti i capelli nel retro in una coda di media altezza, quindi prendo come punto di riferimento l'altezza delle orecchie e li lego con un elastico fine.
Una volta fatta la coda vado a creare un buco in corrispondenza dell'elastico e per farlo faccio passare l'indice da un lato all'altro della coda. Quindi parto dal lato destro, faccio passare il dito dietro all'elastico e lo faccio spuntare verso il lato sinistro. Una volta fatto passare l'indice vado ad inserire nella fessura anche il pollice. Prendo quindi la coda con l'altra mano e la porto verso la punta delle dita. Prendo quindi la coda con l'indice e il pollice e la faccio passare attraverso il buco, portandola a destra. Se nel far passare la coda attraverso il buco vi si è smollata un po' troppo la base, potete stringere leggermente la coda per stringere appunto il tutto. Dopodiché metto un elastico fine verso le punte e questo mi servirà ad avere più controllo dei capelli. Poi porto la coda verso il lato sinistro e la arrotolo in modo tale da nascondere le punte all'interno. Una volta arrotolata la appoggio alla testa e la vado a fissare con delle forcine, che uso anche per sistemare un po' la forma. Vi consiglio di posizionare le forcine sopra, sotto e sul lato sinistro, in modo tale da fissare bene l'acconciatura alla testa. E se le avete vi consiglio di utilizzare le forcine lunghe, perché secondo me aiutano a reggere meglio l'acconciatura. Se non le avete vanno bene anche quelle un pochino più corte, probabilmente dovrete usarne un pochino di più. Uso poi un pettine per chiudere un buco che mi si era formato sulla base dei capelli. E l'acconciatura è finita. Questo è un modo semplificato per realizzare un'acconciatura molto simile al French Twist. Trovo questa acconciatura molto adatta per questa stagione perché i raccolti morbidi secondo me sono proprio perfetti per l'autunno e questa pettinatura mi piace perché appunto è morbida e leggermente spettinata, ma al tempo stesso elegante e sofisticata. E siamo arrivati quindi alla quarta e ultima acconciatura. Ormai cosa ve lo dico a fare, anche in questo caso vado a rilasciare delle ciocche frontali e vado poi a selezionare una ciocca che corrisponde più o meno ai capelli che si trovano davanti alle orecchie e porto questa ciocca verso il retro della testa e la intreccio in una classica treccia a tre ciocche, portando quindi le ciocche esterne sopra alla ciocca centrale. È importante fare questa prima parte della treccia direzionandola già verso il retro, quindi tengo proprio le mani verso il retro della testa, perché questa è la direzione in cui la dovremo posizionare poi. E tra un attimo vedrete meglio che cosa intendo. Poi quando arrivo verso le punte, quindi non riesco più ad arrivare nel retro con le mani, posso spostare la treccia verso il lato e quindi verso il davanti e finirla. Una volta finita la treccia, allargo gli anellini in modo tale da renderla più voluminosa. Questo passaggio secondo me è molto importante per questa acconciatura perché aiuta a rendere le trecce più visibili e a renderle più morbide. Una volta allargati gli anellini, fermo la treccia momentaneamente con una forcina e vado quindi a ripetere gli stessi passaggi anche dall'altro lato in modo tale da creare una seconda treccia. Mi raccomando, anche in questo caso portate le mani verso il retro della testa per fare la prima parte della treccia. Una volta fatte le due trecce, lego il resto dei capelli nel retro in una coda medio-bassa. Una volta fatta la coda, prendo una delle due trecce e la porto verso l'elastico. Qui si vede bene quello che vi accennavo prima. Se non avessi fatto la prima parte della treccia posizionandola già verso il retro, in questo punto si sarebbe creata una gobbetta. Così invece la gobbetta non si forma. Porto quindi la treccia sopra l'elastico, la faccio girare intorno all'elastico e la porto poi sotto alla coda. Rimuovo quindi la forcina e lego di nuovo la coda con un elastico fine, andando ad includere anche la parte finale della treccia. Ripeto quindi gli stessi passaggi anche con l'altra treccia. Se comunque dovesse formarsi una gobbetta nella parte iniziale della treccia, non vi preoccupate perché vi basterà semplicemente utilizzare una forcina per fissare la treccia alla testa e quindi togliere la gobbetta. Una volta legate le due trecce, allargo ancora un po' gli anellini per renderle ancora più voluminose e mi concentro soprattutto nella parte di treccia che si trova sopra l'elastico per rendere più evidente questo dettaglio. E anche questa acconciatura è finita. Questa acconciatura mi ricorda l'autunno perché, secondo me, trecce grandi e morbide sono proprio un must per l'autunno. E di questa acconciatura mi piace anche molto il dettaglio delle due trecce che si incrociano nel retro, nascondendo l'elastico.
E queste quindi sono tutte le acconciature che ho pensato per questo video. Io spero tanto che le acconciature vi siano piaciute e spero che il video vi sarà in qualche modo utile. E noi ci vediamo al prossimo video.